che non posso mangiare. Tutte le pancine mi capiranno. Bisogna fare qualche buono l'anno prossimo, la novità potrebbe essere. Che meraviglia, che meraviglia. Mi piace tutta questa bella colazione. E lì c'è il settore dove fanno le crepe, le omelette, i pancake. Adesso ci andiamo. E ci faccio vedere Dario. Buongiorno, ma che bel posto ha scelto mio amore per fare colazione oggi. Per amore, c'è il sole negli occhi. Oggi ci manteniamo leggerissimi perché ieri ci siamo sentiti male. Poi vi racconto il ristorante in cui abbiamo pranzato, che c'è anche una bella nomea qua a Formentera. Ma quindi il mio amore ha preso un po' di salmone con avocado, sì, e abbiamo preso entrambi lo yogurt con la frutta. Questo è un formaggio molto morbido che fanno qua. Questo è un pane che a Dario piace tantissimo, con le noci, con le crepe, il cappuccino. Io no, il cappuccino ti ho detto mi ha fatto male. E mi sono presa anche io il salmone affumicato con l'avocado e il pan carré. E buon appetito amore, che bello fare colazione qui. Ragazzi, che meraviglia, siamo arrivati. Lì è il nostro hotel, un po' più avanti. E qui c'è un mare che vi giuro è favoloso. Top. Andiamo al nostro ombrellone. Ragazzi, guardate qui il mare, è qualcosa di favolosissimo, turchese, bellissimo. Guardate qua, è pazzesco, è veramente pazzesco, adoro. Comunque Formentera è stupenda. Dopo vi dico anche un po' di posticini, si mangia anche bene. Noi siamo a Playa Espujol. Ragazze, oggi look con questo costume, oggi ho messo quello intero, questo copricostume, Coca-Cola, cappello, occhiali, super protezione, mi piace? Sono proprio, sembro hawaiana. Amore, ti piace? Sì, assolutamente. Anche a me, amore, c'è questa bella camicia, com'è sì, bella. E questo pantaloncino fluo. Siamo bellissimi. Vai. Chi c'è nel nostro hotel? Dario Del Re. E poi? Ci sono un sacco di VIP, ma più VIP Zanni, siamo noi. Bruno... No. Bruno Bruno. Chi è? Vabbè, solo Filippo Inzaghi è degno di nota, gli altri, Altri sono, no, sono vipini. Per noi sì, perché noi per siamo i veri VIP. Siamo veri VIP. Ragazzi, questa è la piscina nel nostro hotel. La nostra camera è lì più o meno. E il tour della camera ve lo farò nel prossimo video. Voglio fare un video proprio dove faccio vedere la camera, anche un po' meglio l'albergo, perché me l'avete chiesto in tante su Instagram. Adesso andiamo dal mio amore che è lì. Ci godiamo un po' questo relax. Che bello. Ragazze, guardate come mi va il costume che avevo fatto il video. Vi ricordate, mi andava largo, guardate, ora mi va stretto. Oh mio Dio, mi va stretto anche di seno. Mamma mia, che panciona. Comunque vi voglio far vedere qui, ho messo tutti i solari perché sempre voi mi richiedete, quelli che utilizzo io, sono tre marche che trovate ovviamente su caritashop.com, sono i migliori ragazze. Allora, vi voglio assolutamente far scoprire questi qua di Cosmesi Siciliana, che è un nuovo marchio che abbiamo inserito ed è anche tutto scontato, in promo lancio, li state comprando tantissimo. La cosa bella è che profumano di cocco monoi, non fanno scia bianca e subito si assorbono.
Adesso vi faccio vedere, me lo spalmo perché è veramente una cosa pazzesca. C'è anche il doposole, ci sono anche gli oli, c'è un po' di tutto, quindi venite a vedere. Questi di Archemilla, vabbè, stra consigliate, stra confermati, che li avevamo anche l'anno scorso, li comprate sempre tantissimo, le varie protezioni, c'è anche il doposole che è buonissimo. Saponaria, ottimi, li consiglio anche per i bimbi perché sono naturalissimi e la cosa bella è che questi qua proteggono a bomba, e c'è la protezione 15 30, ma ce ne sono tutte. Ci sono anche le mini size che vi potete comprare, sono comodissime. L'olio capelli è ottimo per proteggere i capelli. Questa è viso, vabbè, tutti quanti comunque li potete usare anche sul viso, infatti anche qua viso e corpo, vedete, sono ottimi. Questa è specifica per il viso, che potete usare anche quotidianamente per il sole in città, ed è ottima perché è anche anti-age, quindi protegge. Tutti questi solari sono sicuri, naturali e bio, vi proteggono sia dalle ruche che dalle scottature e sono veramente buoni. Io non ho tantissime marche di solari sul mio shop online perché con i solari non si scherza, quindi di questi sono sicura e certa e uso sempre questi ogni estate e ve li straconsiglio. Vi voglio far vedere questo com'è. Questo è il doposole, a parte la profumazione che vabbè non ve la posso far vedere, però vi devo far vedere, questa è una protezione 50, no? Quindi comunque è una bella protezione. Faccio vedere come si assorbe, guardate, vedete, non fascia bianca, guardate come si assorbe bene e vi lascia la pelle profumatissima di Coccomono, e vi giuro sono pazzeschi questi solari, guardate, sono buonissimi, non vi fanno sudare, sono veramente ottimi. Anche il doposole, profumo bellissimo, e sto fatto che subito si asciugano, io adoro. Quindi questi sono i solari che vi consiglio, perché per conto è tantissimo, mi chiedete sempre consigli sui solari e mi raccomando ragazze, proteggetevi sempre e evitate le ore più calde e mettetevi la protezione solare, che comunque vi abbronzate lo stesso anche se vi mettete la protezione, fidatevi, mi abbronzo anche sotto l'ombrellone, quindi bisogna metterlo. E niente, adesso ci andiamo a fare la doccia e poi usciamo a cena. Comunque è bellissimo qui, i miei capelli da mare, vabbè. Ho usato l'olio, questo qua, che lo metto sempre in spiaggia, e anche il fluido per capelli ricci, sempre di Archemilla, latte capelli ricci, quello nuovo. Comunque vi metto il link di tutti i prodotti che vi ho mostrato nel box informazione, così li potete acquistare su caritashop.com, sono veramente, veramente ottimi. E invece sulle labbra, che sta andando via, ho messo la matita, perché anche questo mi chiedete, la metto anche al mare perché è naturale bio, le nuove di Archemilla sono top ragazze. Adesso sta andando via, però veramente fanno un bel effetto trucco naturale. Comunque, voi siete state a Formentera, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti. Ragazze, avrei voluto farvi un sacco di vlog, ma praticamente mi riduco adesso, che praticamente domani dobbiamo partire, dobbiamo tornare, perché vabbè, i primi giorni mi sono voluta un sacco la vacanza, non mi andava proprio, non lo so perché, sono un po' cambiata rispetto a prima riguardo ai vlog, anche perché c'è anche Instagram, quindi essendo io molto attiva anche nelle IG story, poi diciamo fare i gestori anche la videocamera significherebbe non goderti il momento, dato che noi qua siamo in vacanza non è collaborazione nel lavoro ma è proprio vacanza pagata da noi eccetera, proprio perché abbiamo bisogno di questa vacanza, ho staccato proprio tutto e a parte qualche storia e qualche foto non ho praticamente vloggato un cavolo, però il posto merita, Formentera è stupenda. E anche l'hotel, mi raccomando, se volete il tour della stanza lasciate tanti like a questo video, così vi carico anche il tour della stanza dell'hotel e ve lo faccio vedere meglio, che è veramente paradisiaco, abbiamo scelto bene. E praticamente ieri stanotte siamo stati in ospedale, abbiamo fatto un giro
all'ospedale di Formentera, che vi posso assicurare è veramente veramente bello, ragazzi, è bello anche l'ospedale, no, comunque il personale è molto molto gentile, sono carinissimi loro. E io praticamente mi sono sentita male, non so cos'è stato, se qualcosa che ho mangiato, anche se io sto evitando tutto, mi dovete credere, cioè veramente non sto mangiando, vedo donne incinte che mangiano anche l'insalata, cioè io non mangio nulla, anche le verdure non le mangio, cioè le mangiavo a casa perché le potevo lavare io benissimo, ma qua in albergo, anche se l'albergo dove siamo è un 5 stelle ed è pulitissimo, ma non mi fido e preferisco evitare pesce crudo, sushi, frutti di mare crudi, nulla. Anche il cappuccino evitato proprio per mal di pancia, comunque qualsiasi tipo di bevanda che non sia acqua. Comunque ragazze, sono stata malissimo in spiaggia, praticamente siamo andati, allora vi dico già come spiagge noi siamo stati, noi siamo a Playa Espujol, che per me, secondo me è bellissimo, uno dei posti migliori perché è un po' meno affollato ed è, il mare è bellissimo anche se c'erano le meduse, però vabbè, magari è capitato in questi giorni. E siamo andati a Playa Yetas, che è anche molto bello, però è affollatissimo e fa un caldo atroce, cioè non c'è aria. Quindi io non lo preferisco, anche se dicono che sia una delle spiagge più belle. Comunque è stato proprio lì che mi sono sentita male. E avevo mangiato, cioè avevo fatto un tuffo a mare perché faceva troppo caldo. E quindi abbiamo detto, amore, visto che è stato più pensato che con la fidanzata. Sarà venuta qui a pieno di VIP comunque, raga. E c'è anche Filippo Inzaghi. Comunque niente, comunque avevo fatto sto tuffo e ho detto, amore, ce ne andiamo perché fa troppo caldo. E ci avevamo mangiato questo pezzo di panino, ma proprio poco, era con prosciutto cotto e formaggio, appunto perché il crudo, il prosciutto iberico buonissimo, lo evito. E anche il pomodoro, il pomodoro l'avevo lavato io, comunque vabbè, tutto ok. Comunque dei bruciori di pancia, comunque ragazzi, bruciori di pancia che non ho mai avuto in vita mia. Comunque torniamo in camera e prendiamo il taxi, quindi comunque al fresco, sempre evitando il caldo, torniamo in camera, l'aria condizionata, mi metto stesa ma non mi passa, fin quando Dario dice basta, io chiamo un medico, ci mandano l'ambulanza e loro vengono in camera, mi vengono a visitare e poi dicono per sicurezza è meglio che vieni a fare un controllo. Così viene l'ostetrica, mi visita, mi fa il tracciato, dice tutto ok, lei parlava spagnolo, però si faceva capire, si è fatto sentire il cuore del bimbo, quindi tutto ok. E hanno supposto una gastroenterite, anche se veramente mi sembra esagerato, perché comunque non ho questa diarrea, ecco, insomma, proprio per entrare in particolare, forte. Insomma, ma più che altro è il mal di pancia, il mal di stomaco, un bruciore proprio tremendo, vabbè. Comunque ha detto il medico devi digiunare, ha detto medicine, mi ha sconsigliato e ha detto devi digiunare e mangiare solo riso in bianco, patate scaldate. E io ho mangiato da ieri sera praticamente 4 fette biscottate, ho una fame tremenda, però mi sento comunque ancora indisposta, ho ancora la pancia tutto sopra, quindi voglio veramente evitare tutto. Quindi sto l'unica persona al mondo che fa la dieta anche da incinta, veramente, che vedo le donne incinte che si mangiano l'incredibile, io sto male con tutto, non lo so. Comunque, non so, comunque fortunatamente domani torniamo a casa, al caldo di Napoli, perché anche a Napoli fa caldissimo, e basta, niente, quindi questa è la mia sfiga, un disastro. Per questo problema, però l'importante è che stiamo bene, voglio dire, quella è la cosa più importante e ci torneremo, vero amore? Vieni anche tu, vieni a salutare, ci torneremo con bimbi, anche perché qui ci sono tanti bimbi e mangerò tanto prosciutto iberico. Sì, mio amore, ci vediamo di nuovo a Formentera l'anno prossimo con baby a bordo e tanto prosciutto iberico, tanto sushi, esatto, tanto pesce crudo, mangerò solo crudo praticamente. Sarò di nuovo male, perché non sapete che io ho una sfiga adesso, cioè la sfiga, ho la sfiga delle piccole cose. Fortunatamente non mi posso lamentare, ovviamente, in generale della mia vita, però ho queste piccole sfighe che mi perseguono e tu dici, ma wow, ma come tutti a te ti vanno a capitare? Prima c'avevo sto cappello e all'improvviso è venuta un'ape
E sicuramente il mio cappello, secondo me, l'aveva preso tipo per un nido. Ho detto, mio Dio, qua solo la puntura di ape ci vuole, stiamo a posto, vabbè. Comunque, ragazzi, io vado, vi saluto e ci vediamo al prossimo video con il tour della camera d'hotel. Ciao, ciao! Ragazzi, vi lascio con questo mare. Pensate, sono le 8 di sera perché qui sta tramontata da tardissimo. L'acqua è caldissima, è stupenda, adoro.